In conclusione, la tesi secondo cui il Wii è stato la causa del degrado dell'industria videoludica è priva di qualsiasi fondamento. È glorioso. Okay. Pensavo fosse Von Karma. Aiuto. No, aspetta. Sì, eccellenza. Era la mia delicatissima voce. Pensavo fosse Von Karma. Ti giuro, pensavo fosse Von Karma dalla voce. È la voce di Von Karma, infatti. Ah, credo. Sì, eccellenza. Ah, scusa. Alla faccia della delicatezza. Come disse Liquid Snake, it's not over yet. Non sono Liquid Snake, quindi. Ma certo, il bimbo minchia qui ho più trama aver dimostrato momentaneamente che lui non c'entra nulla col declino dell'industria videoludica. Ma come ha affermato Croa stesso, quello era solo uno dei fattori che hanno sconvolto il mondo dei videogiochi. Cosa? Nani? L'analisi di Croa esamina anche altri fattori. Esattamente. Come ho detto, Sony e Microsoft hanno teso lo stesso tranello di Nintendo, ma con qualcosa in più. Manuale di economia, pagina 1. Se si offre quanto altri concorrenti offrono, onde evitare una battaglia a ribasso sul prezzo, differenziarsi proponendo uno standard qualitativo superiore o un qualcosa in più. Esattamente, l'ha detto pure lei stesso, ricorda. Se vedessi quanto fertile sia il nuovo mercato del mio settore, non abbandonerei mai quello che ho in pugno in favore di uno già in mano alla concorrenza. Piuttosto, tenterei di vendere anche a quel mercato, magari offrendo qualcosa in più. Sì, l'ho detto. Dannazione, è fregato da mettersi a prova. Molto bene, allora prego, Croa. Ci illustri quali sarebbero questi fattori in più che hanno portato al declino dei videogiochi. Più che del declino, parlerei di scomparso, eccellenza. Di morte definitiva, di game over. Presto gli risulterà chiaro perché lui ha comunque avuto un ruolo in tutta la faccenda, eccellenza. Non voglio più mollare su questo punto, Il primo cataclisma di settima generazione. Una delle cause che hanno rovinato i videogiochi è la grafica, tutti fissati con sta cazzo di... Beh, in effetti non è che sia falsa come cosa. E noi ci litighiamo pure su chi ce l'abbia più migliore, ma siamo giocatori o una massa di stronzi? È ovviamente fantastico poter interagire con ambienti e personaggi sempre più fotorealistici. Ma ricordate quando ciò che faceva di un gioco era... il gioco? Oggi hanno messo da parte la giocabilità per dare spazio alla grafica. Questa cosa fa schifo. Fanculo la grafica, non serve in un gioco. Fanculo. Mr. Gorn, va tutto bene? Sì, tutto a posto, eccellenza. È che... ecco, diciamo che ho avuto un lieve calo di pressione. Sì, alle zone erose. Questo dannato slogan che vorrebbe che la grafica non contasse nulla. Ma va ancora di moda sta vaccata populista. Ma dai, è un esperiente da scuole medie per atteggiarsi. Un modo per dire non sono mio minchia, io... non guardo la grafica, io guardo il gameplay della grafica fottesega, sono un hardcore gamer, io. Ehi, e perché quella dovrebbe essere diverso? Per esperienza so che chi dice la grafica non conta è spesso pure il primo a lamentarsene. Devo esprimere quante più informazioni posso a queste dichiarazioni. Allora bimbo Mink, che fa? Sono pronto ad ascoltare la tesi di Croa. La prego, cominci pure. Cross examination bitches, la parte. It! Siamo tutti fissati con la grafica, è vero. Ma è così pressoché da sempre. Non è mica una novità esclusiva della settima generazione, sa? Sì, ma oggi è qualcosa a livelli patologici, a maniera di fotorealismo. Ecco cosa è diventata la grafica. Hold it! Siamo una massa di stronzi, non ad obiettare qui. Se non ribadirle, ancora una volta, che questa non è una novità, la console war intendo. Sa, bene o male, ci sono sempre state, Saturn contro NES, o ancora più indietro. Va bene, l'abbiamo capito che lei è il grande membro anziano del gruppo. Anziano? Ok, ovviamente è fantastico poter interagire con un ambiente sempre più... Hold it! Se è così, ovviamente è fantastico... dove sarebbe il problema? La
parola videogioco presuppone che ci sia da guardare che da giocare. Ma oggi sono tutti fissati con sta cazzo di grafica! Il gioco era... il gioco? Hold it! Puoi spiegarsi meglio cosa fa di un gioco... un gioco? Davvero serve che glielo spieghi io? È ancora prematuro parlarne. Le assicuro che svisceremo la questione quando arriveremo a parlare del secondo cataclisma. Ah. Sì, ci arriveremo. Oh, ok, ho capito. Non voglio entrare nello specifico. Non ora almeno. Hold it! Non in tutti. La giocabilità, ne è sicuro? Nel senso della playability, a me non risulta proprio. Anzi, tutto il contrario, a dire il vero. La play a what? Ok, lasci perdere, credo di aver capito. Tenderà il gameplay, penso. Fanculo, la grafica non serve in un gioco. Allora facciamo un gioco pixeloso di merda come Minecraft. Hold it. Come sarebbe a dire non serve? Credimi, mi diverto molto di più a vedere strani poligoni vagamente a forma di persona che combattono, piuttosto che quella troia di Mestro Peren. Lightning di Final Fantasy. Esatto, perché lei è un estimatore di Final Fantasy 13. Chiariamoci un attimo. Io non considero Final Fantasy 13 un insulto alla saga di Final Fantasy. Non lo considero neppure un insulto al genere JRPG. Lo considero semplicemente un insulto al genere dell'intelligenza umana. Chiaro il concetto? Cristallino. Ok, dove eravamo rimasti? Mannaggia me che mi metto a divagare. Quando si parla di Final Fantasy 13 non riesco a decidere. Mi faccio cagare comunque. Ah sì, la grafica che non serve a niente in un gioco, beh. Eccellenza, richiedo che Croix approfondisca questa sua analisi sulla grafica. Ehi, non si bisogna di mettersi a urlare. Ma se si è lasciato sfondare i timpani da Croix fino a 2 secondi fa. Comunque, lo ritiene proprio necessario? Ovviamente. Assolutamente. Ha fatto una panoramica generale dei giochi, di stima generazione che è piuttosto vaga. Ha esposto principalmente un paio di concetti. Primo, che nei videogiochi di oggi c'è solo da guardare e più niente da giocare. Conferma? Corretto. E secondo, afferma che la parte ludica è stata messa da parte per dare spazio a quella grafica. Corretto anche questo. Ebbene, queste affermazioni non trovano tale riscontro con la mia esperienza videoludica, sa? La sua cosa? Le ricordo che in questa sede contano le analisi basate su dati di fatto. Quindi ci risparmi la sua personale esperienza videoludica, la quale non dimostra niente. Mi fa piacere se è d'accordo con me, collega. Come? In questa sede conta l'analisi basata su dati di fatto. Quindi mi dica... su quali dati si è basata l'analisi di Croix sulla grafica? No, anzi... Nessuno! Esatto, nessuno. La sua analisi si è basata su nulla e può essere visitata dai suoi gusti personali. Ergo, non è un'analisi e dunque non posso disporre di mezzi materiali per confutarla. Ma qui è lei che ha mosso delle accuse nei confronti delle affermazioni di Croix. Quindi sta a lei l'onere di smentire quanto Croix dice, quotando dei dati. Quotando dei dati, ok. Sì. Ma non deve per forza portarne. Ok, no. Se Croix può permettersi di fare analisi sulla base delle sue esperienze personali, allora hai il diritto di smentirle sulla base delle esperienze personali. Ma si rende conto che quello che sta dicendo non ha senso? Mr. Gohan, di questo passo non andremo da nessuna parte. Si rende conto che in questo modo lei avvalora l'ipotesi che tra la sua persona e Croix non vi sia altro che una divergenza di opinioni? Ma certo, eccellenza, ha perfettamente ragione. Ora è tutto chiaro. Il mio minchia si arrende, non potendo più controbattere, sta cercando una scusa. Una scusa con cui cercare di uscirne in parte vincitore. Mi duole deluderla, ma queste non sono affatto le mie intenzioni. E quali sarebbero le sue intenzioni? Come ha intenzione di risolverla? È davvero molto semplice, eccellenza, chiedendo a Croix di riportare qualche dato concreto a sostegno delle dichiarazioni sulla grafica di poco fa. A quale delle dichiarazioni vorrebbe venisse approfondita? Bene. Ora vedremo se davvero della grafica non gliene frega niente o è solo un hipster incoerente. Lei ha affermato che hanno messo da parte la giocabilità per dare manforte a una cosa come la grafica. Potrebbe farci esempi concreti a proposito?
Te ne posso fare a milioni, bello. Mi basterebbe solo quello che lei reputa più significativi. Non c'è problema, ho giusto un paio in mente. Resident Evil 5, una parte con delle palafitte, sparo agli zombie che cadono in acqua e spariscono. 10 anni prima, in Resident Evil 3, i zombie galleggiavano, non c'è nemmeno fisica dietro un semplice script. Sono cagate, semplice a realizzare e fantastica da vedere, sai, non ho il tuo gioco, un gioco. Sì, ma non va a nominare il gameplay degli zombie che restino in acqua o galleggiano. No, okay. Ho capito, ma alla fine... Vai! Ma non cambia entrare il gameplay, cioè, non è che ti cambia il gameplay se restano lì o spariscono. Non li puoi utilizzare. Oggi che è successo? Hanno scoperto che far galleggiare i corpi non serve più. Non dovremmo nemmeno particolareggiare su queste cose. Dovrebbero essere la normalità. Evoluzione significa raggiungere un risultato e sapere che da lì in poi non torni più indietro. Altro esempio, Metal Gear 2. Non quello che faceva schifo, intendo quello bello. Mi divertivo ad andare nel bar della nave a spaccare ogni cazzo di bottiglia. Spacco bottiglia. Ammazza famiglia. Lì c'era un secchiello del ghiaccio e tu sparavi al secchiello e il ghiaccio cadeva. Tu sparavi al ghiaccio e il ghiaccio si rompeva. Oh mio Dio! Nei giochi di oggi rarissimamente troverai robe simili. Se ci sono è perché la giocabilità lo impone. Sì, ho capito, ma non... Cazzo, la giocabilità, non ho ancora capito. Ho capito, ma che si rompa il ghiaccio o meno, me ne frega niente, sinceramente. È bellissimo. No, conto se porta in un'area segreta, allora lì vabbè. Sì. Non lo so, in dettaglio a me piacciono, però. Un tempo non c'era bisogno della cosa fosse imposta la giocabilità. Perché? Perché i giochi erano belli. Cosa c'è, Mr. Gone? Qualcosa non va? No, niente, eccellenza. Non ci credo. Dice che la grafica non conta nulla, ma si lamenta solo di perfezionismi grafici. Zombie che non galleggiano, secchielli di ghiaccio che non si ribaltano. Sarebbe questo ciò che fa di un gioco secondo lui? E io che mi aspettavo parlasse di game design. Ma sto qui manco saprà cosa significhi. Molto bene, procedo dunque. Tipo 5 una parte con delle palafitte, spari i zombie che scadono in acqua e spariscono. Hold it! In che senso svaniscono? Svaniscono, scompaiono, svaniscono. E dove starebbe il problema in termini di giocabilità? Ora ci arrivo. Hold it! Ancora non vedo alcun problema in termini di giocabilità. Diciamo pure che non sto capendo che cosa lui intenda con la parola giocabilità. Ma è proprio questo, ci pensi? Hold it! Cagate semplici da realizzare? Ma scusi, lei che ne sa? Devo ripetermi, è un banalissimo script quando un corpo entra in contatto con un liquido. Deve levitare un pochettino per dare senso di galleggiamento. Come dicevo, non c'è nemmeno fisica. E sarebbe questo che renderebbe un gioco uno zombie che galleggia? Ma mica si lamentava del fatto che oggi ci fosse solo da guardare più niente da giocare. Credo che mi sarebbe utile segnarmi questa specifica dichiarazione. Esempio di Resident Evil 5 sta aggiunto delle evidenze. Ok. Molto bene, proseguiamo. Ammettiamo che quanto lei ha affermato sia vero. Si tratta di 2 righe basilari di codice. È poco credibile che la mancanza da lei riportata sia dovuta a inettitudini dei programmatori. E una tale omissione non porta certo vantaggi significativi in termini di produzione. Dunque, qual è la ragione secondo lei? Perché ora i giochi fanno tutti schifo. Perché ora i giochi fanno tutti schifo? Ma perché ci sto lottando contro? Mr. Gone, tutto bene? Sì, eccellenza, la ringrazio. Ho solo avuto un calo di pressione perché... Ecco, diciamo che ho fatto l'errore di aspettarmi una risposta sensata. Dunque, che vuole fare? Vediamo di mettere in piedi un discorso avente capo e coda partendo dai fatti. Resident Evil 5 è un gioco talmente in alta definizione, personaggi e ambientazioni. Chissà quanto tempo ci sarà voluto solo per modellare tutta quella mole di roba con quel livello di dettaglio. Tantissimo, immagino. Ma questo, secondo Croix, avrebbe impedito ai programmatori di scrivere un banalissimo script. Come se il lavoro di 3D artist fosse lo stesso di quello di chi scrive codice, poi. Get fucking wrecked! Dove sarebbe la correlazione tra le due cose? Dov'è che l'una escluderebbe l'altra? Avanti! Ci dica, uno come lei, che avrà innumerevoli esperienze nel settore videoludico sul curriculum. Potrei certo affermare per conoscenza diretta del mestiere che uno zombie che galleggia è una cagata semplice da realizzare, un banalissimo script.
Immagino che lei possegga tutte le competenze che accusa Croa di non avere, invece. Avanti, bimbo minchia. Perché non ci dimostra lei il suo curriculum? Cazzo. Avanti, sono sicuro che l'avrà lì da qualche parte, tra le sue evidence. Cerchi bene. Vediamo la sua di esperienza diretta nel settore videoludico. Ecco, a dire il vero, solo qualche conoscenza del settore e... Oh, l'amico che lavora nel settore, certo. Un po' come me l'ha detto mio cugino. Dannazione, mi ha messo le corde. Aspetta. Cosa? I profiles. Ah no, sono i nostri amici. So di aver ragione, devo solo attendere il momento giusto per dimostrarlo. Hanno scoperto che far galleggiare i corpi non serve più. Hold it! Lo so cosa sto dicendo. Lasci che la intercetti. Sì, lo so che se si lasciano troppi corpi in giro poi la grafica potrebbe girare lenta. Ma sa cosa le dico? Fanculo! Ma sa già che è una questione di utilizzazione della risorsa, perché si lamenta?